Passioni senza fine 2.0 di Giuseppe Cossentino. Ancora tu, François. Ti devo parlare solo un momento. Non ce l'ho un momento, devo lavorare. Parliamo e me ne vado subito, prometto. 5 minuti, non un secondo di più. Hai 5 minuti da adesso. So che mi ami e adesso mi sono stufata di aspettare. Scusami, non ho capito molto bene, ripeti quello che hai detto. Che so che mi ami. E ti vuoi rimettere a discutere di nuovo di questo? Fammi il favore, non voglio starti neanche più a sentire. Forza, vattene, io! Qualcosa non va, Brando? Niente. Non ho niente, sto bene. Sei sicuro? Come faccio a lasciarti così? Ti ho detto di andartene. Non farmelo ripetere. Ma io... Brando, ma... Ma cos'hai? Per favore, lasciami. Brando, posso fare qualcosa per te? No. No, non fare niente. Ti chiamo qualcuno? Avanti, vattene. Ma che cosa mi succede? Sì, è meglio che ti sdrai. Forse è solo un calo di pressione. Sei stanco, vero, tesoro? Ti ho detto di andartene. Voglio stare solo. Va via. No, no, non ti lascio. Stai tranquillo, tranquillo. Ci sono io con te. Riposati un po'. Ma che fai? Non ti agitare, tesoro. Cerca di riposare. Brando non ti merita. Vai nella sua stanza d'albergo e ti convincerai. E tu che ci fai lì? Non ti rendi conto che sei di troppo qui? Ehi, dovresti vergognarti. Vattene, esci da questa stanza! Cosa stai aspettando? Non hai mai visto una coppia dopo aver fatto l'amore? Vattene! Fuori! Mi sono alzato da poco, scendo subito. Non so cosa mi sia capitato. So solo che ho un fortissimo mal di testa, prenderò un'aspirina. Fiori per lei, signora! Che c'è? Non li vuoi accettare? Mi sono distrutto le mani per raccoglierli. Grazie, però non li voglio. Non voglio niente da te. Anzi, vorrei non vederti mai più. Si può sapere cosa ti succede adesso? Ho capito, è stata François. Sapevo che non sarebbe andata via così tranquillamente. Ma come puoi essere tanto ipocrita? Sei un commediante, Brando. Non sono un commediante. Che cosa ti ha detto? Non mi hai detto assolutamente niente. L'ho visto con i miei occhi. Allora, cosa hai visto? Ma sei proprio incredibile, Brando. Proprio pazzesco. Giuro che non voglio vederti più in tutta la mia vita. Lasciami andare. Non fare così. Non fare così. Voglio sapere che cosa ti ha fatto. Non ti lascio andare se prima non mi dai una spiegazione. E tu chiedi anche una spiegazione. Ma che faccia tosta! Ti ho detto che non ti lascio andare, ok? Voglio la verità. Vuoi la verità? Va bene. François non c'entra niente. Io ti ho mentito. Tu non mi piaci, Brando. Voglio dire, non mi sei mai piaciuto veramente. E mi ero soltanto fatta un'illusione. Però è stato inutile. Non ci sono riuscita, perdonami. Non ti capisco. Spiegati. Mi sembra di essere stata chiara. Ti ho usato per dimenticare il mio ex marito. Ma non ho potuto. Guardami. Ehi. Dai, guardami. È vero quello che dice? Sì. Cari fratelli, siamo convenuti alla presenza di Dio per unire quest'uomo e questa donna nel sacro vincolo del matrimonio. L'istituzione voluta da Dio, regolata dai suoi comandamenti, ignorata da tutti gli uomini. E pertanto, prima che la cerimonia abbia inizio, i due formino la loro nuova famiglia,
Se qualcuno dei presenti conosce una causa per cui quest'unione non deve essere celebrata, che la manifesti immediatamente a tutti noi, o altrimenti che taccia in eterno. Fabio, vuoi prendere questa donna come tua sposa, promettendole di amarla e di rispettarla, di rimanerle sempre fedele, vivere con lei e di averne cura secondo le leggi di Dio nel sacro vincolo del matrimonio? Sì, lo voglio, con tutto il mio cuore. Bambi, puoi prendere quest'uomo come tuo sposo, promettendo di amarlo e di rispettarlo, di rimanergli sempre fedele, di vivere con lui e di averne cura secondo le leggi di Dio, nel sacro vincolo del matrimonio? Sì, lo voglio. Scambiatevi la promessa reciprocamente. Io, Fabio, prendo te, Bambi, come mia legittima sposa. E ti prometto solennemente davanti a Dio e questi testimoni di esserti fedele e di amarti per sempre, in ricchezza come in povertà, in salute come in malattia, nella gioia e nel dolore, fino al giorno in cui la morte non ci separa. Io, Bambi, prendo te, Fabio, come mio legittimo sposo e ti prometto solennemente davanti a Dio e a questi testimoni di esserti fedele e amarti per sempre, in ricchezza e in povertà, in salute come in malattia, nella gioia e nel dolore, fino al giorno in cui la morte non ci separa. Gli anello, prego. Accetta da me questo anello e il pegno e la promessa del mio costante e tenero amore. Accetta da me questo anello e il pegno e la promessa del mio costante, tenero ed eterno amore. Con l'autorità conferitami, dichiaro che Fabio Bambi ora sono marito e moglie. Quello che Dio ora ha congiunto, l'uomo non lo separi mai. Puoi baciare la sposa. Avete ascoltato Passioni senza fine 2.0. Voci protagoniste: Maria Rosaria Virgili, Ginevra e François, James Lamotta, Fabio De Santis, Claudia Conte, Laura, Fabio Sacco, Brando e Fabrizio, Gigliola Salvadori, Vanessa, e con Nunzio Bellino, Sandro, Andrea Calanca, Cosimo, Noemi Cognigni, Bambi, Anna Soares de Oliveira, Manuela. Passioni senza fine 2.0 di Giuseppe Cossentino.